Buongiorno a tutti, ben arrivati. Ci siamo? Faccio correre un po' il disclaimer, mi raccomando, leggete tutto parola per parola. Ah, la trovo talmente banale, però è giusto che ci sia, cioè, sì, sicuramente sarà il suo motivo. Comunque ognuno è responsabile di cliccare sul proprio mouse, le proprie operazioni. Quello che faccio non sono consigli per operare a mercato, ok? Va bene, ok. Cambiamo il monitor e andiamo direttamente. Oggi faccio un webinar. Vedo che non mi avete ancora scritto, quindi non so se mi sentite. Mi date l'ok? O è uno sbaglio mio che non ho attivato? Fammi vedere. Se qualcuno mi scrive per favore, o se mi avete già scritto. Ah, no, hanno problemi. Ah, sì, adesso vedo. Ah, buongiorno a tutti. Sì, ok, perfetto. Adesso mi state anche scrivendo che mi sentite. Perfetto, benissimo, ben arrivati a tutti. Allora, cambiamo monitor e andiamo nel monitor dei grafici. Dov'è il monitor dei grafici? Ok, prendiamo questo. È successo ieri, è successo che l'euro-dollaro è sceso. Ah, chiusura di una distribuzione. Chiusura di una distribuzione. Cioè, chiusura di una distribuzione. Allora, tanti saluti anche a Maya in particolare che ci sta ascoltando. Maya è la piccolina la figlia di Silvio, no? Quindi ogni tanto c'è sempre che mi ascolta e mi fa anche tanto piacere che adesso è a casa. Perfetto. Allora, siamo qui in una ripartenza di qualcosa sull'euro-dollaro. Probabilmente io sono dell'idea, idea. Poi oggi giornata. Cerco di fare mezz'oretta perché ho altre cose da fare che devo farle assolutamente prima di mezzogiorno, non so se ce la faccio, però prima di tutto voglio guardare l'H4 con voi. H4, tentativo di rottura di questa trend line che comunque è analisi tecnica, vi ripeto, analisi tecnica basta saperne il 20%, cioè non dobbiamo sapere i triangoli, tazza con manico, come si chiamano tutte le forme geometriche che fanno parte dell'analisi tecnica, o testa e spalle, o che ne so io, chi ne ha più ne metta. Un paio di trend line semplici, analisi tecnica, trend line di supporto. Questo è un minimo assoluto. Chiaro che se non mi va sotto questa trend line, non mi va sotto questo minimo, vuol dire che questo è il minimo assoluto. Potrebbe essere il minimo assoluto di partenza di un ciclo 2. Ciclo 1 che è diventato un po' deboluccio perché alla fine è andato fino a qui, è andato un po' sotto il 50% che è questo. Va bene, non importa. Se adesso il prezzo si riprende e mi va a finire magari in questa zona qui, già qui sono contento perché ho i miei 50 pipini di ripartenza. Non dico che deve andare a fare un nuovo massimo, però se riparte, quindi in questo caso l'attesa è aspettare che il prezzo vada sopra la media 12 periodi e quindi riparte. La media 48 in questo caso non ha più nessun significato perché è già stato qui la ripartenza. Chiaro, la media 48 però rimane significativa perché se il prezzo mi ritorna sopra anche la 48, allora avremo un euro-dollaro di nuovo forte perché se noi andiamo a vedere nelle distribuzioni passate, prendiamo questo, non questo, andiamo indietro. Vediamo che qui, per esempio, il ciclo 1, eccolo qui, ha fatto. Andiamo proprio a farmi uno schema per capire che cosa e perché e per come. Guardate, il ciclo 1 lo mettiamo fino a qui. Quindi il prezzo è andato a toccare, cioè è andato a chiudere la distribuzione sotto il 50%. Prendiamo la penna così vi faccio vedere meglio. Penna nera non si vede, penna bianca è quella mia. Eccola qui. Perché lo usano anche altri questo sistema, mi sa che lo usano su grafici bianchi, quindi usano la penna nera. Va bene, non importa. Questo è il ciclo 1, va a chiudere sotto il 50% dei Fibonacci, che è questo. Il prezzo riparte, va sopra la media 12. Intanto, anche qui vedete una bella discesina, chi l'avrebbe mai pensato che poi va a fare un nuovo massimo? Ok? Non importa, solo per darvi un attimino un'idea di come si muove il mercato. Prezzo che mi va sopra la 12, quindi mi parte automaticamente il ciclo 2, mi parte il ciclo 2, va sopra, addirittura qui torna sopra la 48. Tornando sopra la 48, se notate, me la disegno così, il prezzo continua a rimanere sopra, quindi vuol dire situazione rialzista. Ok? Quindi anche dove siamo adesso, a volte magari è meglio aspettare, perché siccome non lo sappiamo,
se andrà sopra la 48, non sappiamo se andrà sopra la 12, non sappiamo se è finito il ciclo 1, anche se i tempi sono abbastanza tirati, mi potrei fare ancora 1, 2, 3 candele H4, vi ripeto, una candela H4 mi fa 40 pips, me la trovo qui in fondo, quindi il ciclo 1 diventa ribassista o comunque diventa un ciclo debolissimo. In questo caso, se invece mi mantiene questo massimo, questo minimo qui, che è il minimo di ieri, se lo mantiene e ritorna sopra, allora c'è un motivo di comprare bene. Però oggi la giornata, prima di tutto, vorrei andare a vedere. Allora, andiamo a vedere se è dinamico. Cosa ho messo? Cicli nuclei? No, io ho messo dinamico. Perché non me lo dai? Dinamico. Ok. La giornata di oggi, con la discesa di questa notte, salita e discesa, sull'euro-dollaro ha fatto un range operativo, se andiamo a vedere, di soli 20 pips. Allora, cosa vuol dire? Range operativo dell'euro-dollaro che varia, diciamo, di una media dai 60 agli 80 pips normali, diciamo, una regola che in una giornata ti fa 60 pips, ci sono le eccezioni, ti fa 40, 45, però normalmente la regola è che si porta sempre sui 60, 70, 80, a volte le eccezioni, che ti fa 100 pips o no. Oggi ci sono per esempio anche i dati della Fed questa sera alle 20, cioè non so se la Fed insomma, o la FOMC, questo non lo so, adesso andiamo a vedere velocissimi sul calendario. Allora, calendario, chiudiamo questo, chiudiamo anche questo. Andiamo a vedere, questa sera alle 8, alle 19, quindi alle 19 sono le decisioni del FOMC, ok? Dati di interesse e tutto quello che ci viene dopo, conferenza stampa, quindi 19, 19:30 il mercato balla probabilmente, no? Fed, della FOMC e della Fed, quindi ci sono tutti e due, proprio i due fondi americani, di due gruppi americani che ci portano tanti dati. Quindi oggi dati importanti alle ore 19, poi alle 11 oggi ci sono anche dei dati importanti per l'Europa. Vabbè, importantissimi non ci sono, però ci sono dei dati. Quindi alle 11 e questa sera alle 19:30 avremo un po' di movimento. Questo potrebbe dire che il mercato oggi ha scontato per il momento un movimento di 20 pips nella notte, un po' di discesa, poi riprende, poi un attimino di discesa. Oggi su questo minimo qui potrebbe tornare su. Allora qui entra in gioco lo strumento statistico che è il dinamico. Prima cosa, il pivot non è ancora stato toccato, sfiorato, ma va bene. Poi hai risolto issue con il tuo problema del pivot? Hai capito qual era il motivo? Perché? Beh, in ogni caso, come faccio a entrare io adesso long? Io prendo questo quadrato qui, questo scalino, chiamiamolo scalino, che ogni volta dico scalino che è meglio. Questo scalino qui per me è l'ultimo scalino più alto che io vedo. Quindi da qui in poi è una situazione di ascesa. Se non vai di sopra, normalmente adesso siamo in una situazione ribassista. Il segnale lo ha dato qui. Esatto, quindi era un altro valore. Perfetto, è risolto. Quindi il segnale ribassista l'ho dato qui. Qui è sceso il prezzo, ma non è scesa la linea rossa. Qui è scesa la linea rossa, vedete, scende così, torna su. Questo è il livello di entrata. Take profit con questa operazione short è il primo livello del pivot e poi questa zona qui. Se non siete entrati short per altri motivi, perché magari avete visto la discesa di ieri, o perché magari come me avete accumulato dei long e quindi non volete metterli contrari, potete preferire di aspettare e ad andare a vedere che se il prezzo mi ritorna dentro il canale giallo del dinamico, che oggi è una distanza di soli 6 pips, quindi un po' più stretto di ieri, che ne aveva 9, mi pare, o cosa del genere, ma sono quasi simili ogni volta. In questa zona qui è il segnale long, anticipando questo massimo. Quindi si entra qui, stop loss sul minimo della linea gialla, un paio di pips in più, diciamo 5 pips di stop loss. Al limite, chi non è il computer deve metterlo sempre sul minimo assoluto, oppure, come fanno tanti, usano la linea blu. Se entri long, metti il segnale, lo stop loss sotto la linea blu, se entri short, lo metti sopra la linea blu. Ok? Dinamico alto blu, dinamico basso blu. In questo caso, se arriva qui il prezzo e mi riparte, primo take profit è il pivot e poi questa zona qui. Essendo il pivot però una rottura di questo massimo, e qui calcoliamo ancora, vedete che c'è tanta roba, si calcola che da qui a qui
abbiamo i nostri 20 pips più o meno, giusto? Stiamoli così, vediamo se si legge. Pips, ok? Pips. Bene, se adesso poi il prezzo mi ritorna qui sopra, riparte via qui, alla fine avrà fatto 25 pips, il range operativo rimane quello. Quindi è quasi improbabile che il prezzo mi faccia così, così e così, cioè che rimanga su 25. Quindi da una parte o dall'altra deve esplodere. Se mi esplode da questa parte qui, abbiamo da questa zona qui a questa zona qui già un range operativo. Adesso calcoliamoli, saranno una trentina ancora, saranno una cinquantina, 50, 60 pips di range operativo. Allora abbiamo il range operativo daily. Ok? Questo qui è il segreto di tanti trades che magari si fanno, si esce troppo presto, non si ragiona bene, si entra, no, ma adesso entro short, mi stoppo. Tutta tanta confusione per niente. Questo perché io questo indicatore qui che ormai risale dal 2012-2013, non mi ricordo più, addirittura prima, un indicatore che viene usatissimo da tanti che lavorano alla mattina, mettono, impostano questi trades in 5, 6, 7 coppie, tanti, veramente tanti che usano questo indicatore. Lo impostano, dico ok, oggi la giornata è così, mi metto un ordine pendente qui, mi metto un ordine pendente qui, appena vedo che mi entra un ordine, l'altro lo tolgo. È molto semplice, se anche in automatico, però non l'ho mai usato, no, si chiama binario in automatico questo sistema. Poi adesso appena ci avrò un po' di tempo, avrò un po' di tranquillità. Il tempo c'è, ma c'è qualcosa dentro che c'è un po' di cose da finire che non mi lasciano la testa libera, e questo logicamente va a ripercuotere nel tempo. Io dico tempo, ma il tempo c'è magari alla fine, perché a volte rimango anche un'ora, 2 ore senza fare niente davanti al grafico, non guardo neanche le candele, guardo, faccio cose che magari potrei anche fare altre cose, ma purtroppo quando si parla di tempo si parla anche di serenità. Se c'è qualcosa che non va, perché sei bloccato con dei lavori, tipo il mio, sono bloccato con dei lavori fuori dall'internet, con dei contratti non finiti, non firmati, che tornano indietro, che non sono giusti, che l'avvocato mi scrive, ho cambiato questo, ma quello che la controparte che deve firmare, no, mi devi cambiare anche questo, allora cambia questo, non ci si trova. Allora anche questa la mia mente purtroppo non è libera, ok? E come poi tutto il resto, tutti noi, secondo me anche voi non ci avete mai riflesso, perché il tempo è tutta organizzazione. Se uno si organizza, si alza presto, colazione, è tutto organizzato, hai tutto il tempo, hai 24 ore, anche il sonno è organizzato, basta organizzarsi. Se sei organizzato puoi fare tante più cose. Purtroppo quando c'è qualcosa che non va, si va in tilt, almeno io sono fatto così. Comunque, niente, per l'euro-dollaro queste sono le situazioni che io mi sto aspettando. Vedete, tante altre coppie, anche l'euro-sterlina. L'euro-sterlina, altro esempio, ha fatto però un range operativo già di 33, ma l'euro-sterlina non ha un range operativo daily di 20, di 40, di 60 pips o 60-70 pips. Ce l'ha a volte anche più, anche 70-80. Quindi già questo, un po' strano, però in questo caso l'euro-sterlina che sta scendendo. Il target era il pivot, l'ho ancora sfiorato, dove si potrebbe entrare long in questo caso? Vedete che questo qui è il gradino più alto, questo sarebbe un altro gradino, al limite si può entrare sempre su un gradino più alto mettendo lo stop loss sul gradino più basso per fare dei tentativi, ok? Non lo so, quindi l'euro sterlina magari invariata, il dollaro australiano ha fatto 23 pips, quindi questo qui equivale o hai fatto lo short, cos'è sta linea qui? O hai fatto lo short. Oppure te ne stai fermo, ti fai long da questo dall'open price o dal canale alto, ok? Se non sei riuscito a entrare prima. Sterlina dollaro ha fatto già il suo primo target, 50 pips. La sterlina dollaro ha fatto una bella salita. Quindi, chiaro che il primo target l'ha fatto. Se il prezzo mi ritorna qui sotto, io vado short perché c'è anche il pivot. Se mi va a rompere questo pivot qui, magari me ne sto fermo. Perché c'è la sterlina dollaro forte vuol dire un euro sterlina debole. Proprio per questo c'è questa correlazione inversa tra le due coppie, ok? Quindi vedete, io mi sono preparato già da anni che ho questi template già pronti, ne posso aggiungere quello che volete. Si può aggiungere anche le criptovalute, ma ragazzi, non è che sia un mercato per noi. Io ho un amico, vi ripeto, che lui continua a investire su Bitcoin, ma tiene, cioè compra e tiene, compra e tiene. L'ha comprato che erano a 12.000, adesso è a 56.000, quindi chiaro che sta facendo dei bei guadagni,
Io gli auguro che rimanga così. Se poi un giorno ti ritrovi il Bitcoin senza la T finale, perché ieri mi ha anche ripreso che dico sempre Bitcoin, è Bitcoin. Il Bitcoin ti ritorna come è successo all'inizio della pandemia a 3.800. Ragazzi, poi è difficile, anche se ci mette poco a risalire, però se incomincia a scendere, a scendere, a scendere, a scendere, che tutti se ne escono, non entrano più, non sale più. Quindi è difficile fare l'holda, cioè quello che tiene queste criptovalute. Ormai si è specializzato, è tanti anni che ci sta appresso, segue tante cose, quindi non fa trading, ma fa soltanto e mantiene praticamente queste cose. Ok? Quindi tutta questa qui per spiegarvi come funziona il dinamico, molto semplice, giusto? Cristina, ti trovi adesso col dinamico che alla fine vedi che non perché io non faccio i video specifici su questo, è perché non c'è tanto da spiegare, è semplicissimo, è un indicatore sempliciotto, però magari uno lo potrebbe anche implementare. Andiamo di nuovo sull'euro-dollaro. Ok, abbiamo questa idea qui. Se il prezzo mi va qui sopra, vediamolo. Però ti faccio un esempio di una struttura di lettura di una strategia. Tu non devi fare altro, siccome puoi fare anche solo un trade al giorno, tranquillo, non è che devi fare 50 trade. Ok, lasciamola un po' storta, uguale. Andiamo qui, vediamo il prezzo qual è. Uno, aspetta, me lo scrivo perché poi la testa se ne va e mi dimentico. 1.1902. Va bene? Abbiamo questo prezzo qui. 1.1902 è il nostro prezzo, il primo prezzo di entrata che dista assolutamente una decina, 8 pips dal massimo. Ok, bene, allora cosa faccio? Vado sul metodo fascia, ok? Sono tutte quante tecniche che magari io non le uso perché ho l'occhio ormai abituato a queste cose, so, guardo, passo, anch'io clicco tante cose durante il giorno, ma magari ho un monitor solo con una cosa, monitor una cosa, quindi mi viene più, sono più agevolato. Ok, il metodo fascia. Intanto prima cosa facciamo così. 1.1902, perfetto, l'ho beccato anche giusto, ok? 02, 05, uguale, uguale, 02, 025, va bene, uguale. Se il prezzo incomincia a salire adesso, così, e mi fai su questa zona qui, vedi che mancano 7-8 pips, un segnale rialzista di metodo fascia su 5 minuti, hai un doppio segnale, quindi hai un doppio segnale per andare nella giusta direzione, teoricamente due segnali buoni, quindi hai molto più probabilità di andare a buon segno, giusto? Non ho inventato niente, ho soltanto abbinato due cose. Bene, 19.02, andiamo però di nuovo sui cicli. Ci sono tre cose da seguire, tre cose, poi ce ne sono anche altre, ma tre cose da seguire. Andiamo sui cicli, anche qui, con lo strumento che ho, vado qui, 1.19.02 abbiamo detto, no? Qui siamo sul 4 ore. Ok, sul 4 ore è un po', adesso pensavo di essere su H1, però uguale, su 1.19.02, eccolo qui, lo mettiamo anche qui, per non c'è problema, tanto volevo mettere sull'H1 uguale, uguale, non importa, andiamo avanti. Ok, ah. Proprietà 1.19.19.02. Ok, senza andare a stasera. Ok, questo qui è il livello di entrata che ho nel metodo dinamico nel fascia 5 minuti. Ok, già vedo che la candela H4 è diventata verde. Potrebbe essere un'idea, però sull'H4 non siamo andati sopra la media 12. Però ci stiamo abbandonando la fase temporale. Abbiamo già 35, 40 candele. Quindi se mi ritorni qui sopra e vorrebbe dire andare a fare il nuovo minimo con la 41esima, 42 candele, potrebbe essere anche già statisticamente possibile cercare una situazione long da qui. Però, lasciamolo stare, non era tanto bello. Come esempio, vi ripeto, speravo, pensavo di essere sull'H1. Sull'H1 cambia un po' la situazione. Perché sull'H1 siamo già, se io vado a vedere 1.02, il prezzo è questo. E se notate, se io arrivo qui sopra, vado anche già sopra la media 48, la media a 12 periodi. Quindi ciclicamente siamo di nuovo in una situazione rialzista. Potrebbe darsi che questa qui è la fine di un ciclo 4, visto che la lettura qui era sbagliata. Andiamo, te l'ho detto ieri, potrebbe saltarlo, l'ha fatto. Questo, guardate, è molto semplice, l'analisi ciclica è questa, senza andare lì a fare adesso. Cercare, ah, ma era questo il 2, era questo il 3. Questo
Questa era la distribuzione, questo era il mass Gauss, per quello che il metodo fascia semplifica. Questo era il metodo Gauss, questa era la 33 enciclica da qui short, l'ha ritestata short ieri, con il test di ieri ha fatto questi 60 pips, adesso è sceso, la campana gaussiana è bassa, potrebbe ripartire, se mi ritorni sopra la 12 riparti, quindi non è sbagliato sul metodo fascia H1 inserire anche una media a 12 periodi. Io non lo faccio, ma tanti di voi lo fanno, lo so. Però semplicissimo, perché è una media ciclica, se ho la 48 posso inserire anche la 12. Cos'è la 12? La campana gaussiana magenta sul metodo fascia H1. Tutto ritorna, non è che è una logica di tutto questo insieme, dopo tanti anni è tutto logico. Quindi andiamo a vedere se ritorno qui sopra, ho lo stesso segnale. Guarda caso il segnale è anche sul 50% di Fibonacci. Vuoi dirmi che nella zona del 50% di Fibonacci è sceso, ha ritestato e c'è un po' cincischiato e poi da qui mi riparte? A voi la risposta. Poi ne sapremo di più. Non è detto che deve andare long, ripeto, ma la probabilità che mi torni sopra il 50%, che mi vada a 1 a 19,02, potrebbe veramente spingere nuovamente. Se mi vai di nuovo sopra questo massimo qui, c'è il pivot, se mi fermi di nuovo al pivot torni giù, un'altra cosa, ma se dal pivot poi non lo senti nemmeno, parte a rialzo, anche perché dal pivot mi confermi la ripartenza di un ciclo 2 su H4. Va bene? Vedete l'H4 si sta rimangiando. Andiamo di nuovo sul metodo fascia. Va bene, però oggi vedo che non ci sono, nessuno mi scrive, però secondo me vi sto un po' aprendo un po' gli occhietti su quello che io faccio e quando lo faccio, giusto? Adesso stamattina non ho fatto neanche il DAX perché, ripeto, ho tante cose per la testa, sto scrivendo dei testi, quindi un po' di roba, però il DAX ieri il long non l'abbiamo fatto, purtroppo, purtroppo non l'abbiamo fatto ieri, era il long, era qui, vedete che c'era la situazione long, l'avevo anche detto, c'era il segnale long. Adesso si sta avvicinando a una fase ribassista. Questa zona qui è una fase short, tutti questi 36 candele H1 sono una fase short, quindi non lo so ancora, io non lo faccio oggi, però si potrebbe fare lo short sul DAX. Andiamo però sull'H1 del metodo fascia. Io vi ho detto della media 48, però qui dentro non abbiamo la media a 12. Io la metto, poi la tolgo magari, non è che mi interessa averlo. Ok, la mettiamo semplice. La media 12 dall'altra parte è blu, quindi la mettiamo blu anche questa, giusto? Per onde evitare, la mettiamo tratteggiata. Dov'è? Poi la potrei mettere anche, anzi la mettiamo, fai così, sul metodo fascia la mettiamo magenta, che allora la mettiamo un po' più grossa perché nei webinar si vede meglio se è grossa, mi hanno detto così. Ok, la mettiamo qui. Ok, non cambia tanto la media 12 periodi, però se notate è molto simile all'indicatore a 12 periodi della campana gaussiana. Infatti, se vai a vedere qui, abbiamo una divergenza, chiamiamola così in questo caso, e abbiamo qui una divergenza. Cosa vuol dire questo? Vuol dire che in questa zona qui ho trovato il massimo assoluto, tu mi fai un altro massimo sul grafico, qui mi fai un massimo decrescente, vuol dire che è arrivato il tempo di vendere. Semplicissimo, basta saperlo. Se il tempo era arrivato dal massimo assoluto, però l'indicatore comincia a scendere lo stesso, è arrivato quando tu mi fai questa salita, mi ritorni sotto questa zona qui, quindi potrei anche cercarmela diversamente. Qual è il massimo assoluto? Questo è il massimo assoluto, questo è l'altro massimo assoluto, ok? Mi metto però in questa zona qui, vedo questa cosa qui, torno sotto questo massimo qui, ok? Lo mettiamo con questa trend line rossa uguale. Da qui in poi lo short di ieri era proclamato dall'indicatore. Era proclamata da questo indicatore qui, c'è la tendenza, c'era anche un segnale ribassista qui, quello che magari non era bello da fare perché candela lunga, ma visto che mi fai la salita, una discesa così forte, sei qui con in base con gli indicatori che puntano a ribasso, ragazzi, col senno di poi lo short di ieri era un gioco da ragazzi, zuppa di tartarughe. Io zuppa di tartarughe, ogni volta che sento tartarughe mi viene in mente Startel Trading, che era il gruppo che aveva fatto Larry William non è neanche tanto tempo fa, sono stati gli anni 90, forse 2000, adesso non è neanche tanto tempo fa.
aveva fatto questo gruppo di trader, il Tartel Trader, aveva preso, adesso non vorrei dire una cavolata, mi pare 60 persone, forse mi sbaglio, saranno state anche 10 o 12, non so, aveva preso queste persone, mettiamo il caso che siano state 10, e proprio un meccanico, un impiegato, un netturbino, persone normali, normalissime, e le aveva messe a fare trading. Ricordo che Larry William, da un capitale di 10.000 dollari, era arrivato a non so quanti milioni di dollari, ok? È ancora contemporaneo, ancora vivo Larry William. Quindi ha fatto anche dei bei libri, quasi 2, vedi, 2 miliardi. Cioè, aveva fatto tanti soldi con questo, con il trading. Non era un trading così come adesso, no? Il nostro online, era ancora un po' prima, no? Però aveva messo queste persone, aveva dato dei vincoli per tradare, ha detto dovete tradare così, 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 così. E tutte quante queste persone, non so, il test è durato 3 mesi, 6 mesi, dovrei guardarmi la storia, non me la ricordo più. E alla fine cosa è successo? Tutti quanti erano profittevoli perché si mantenevano alle regole. Ok? Poi magari ognuno di voi va su Google e scrive. Chiede a Google cosa dice la storia di Larry William. Ripeto, se qualcuno vuole qualche libro, io nell'arco degli anni ho tantissimi libri da passarvi, ok? Di libri anche di Larry William, ne ho due o tre, tanti in inglese, tanti in italiano, ok? Imparo anche in tedesco se volete, ma tanti in italiano ce li ho di tanti autori. Se volete leggere qualcosa, va sempre bene. Basta, me lo chiedete su Skype, io vi passo tutto, non costa niente. Bene, quindi oggi io penso di aver già, io potrei già chiudere il webinar così perché ne ho dette un paio, ma va bene così, ci cioè sono tante cose giuste nel momento giusto. Dette bene. Bene, torniamo però a noi. Sul 5 minuti sta facendo il segnale long, l'ho anticipato. Ok? Quindi questo qui è un segnale long di euro dollaro. Long per me, di euro dollaro. Non devi fare altro. Questo è un segnale long. Il metodo FASA dice segnale long. Perché io vado a fare questo segnale long? Questo minimo di Gauss qui, io ormai ho l'occhio, è un minimo giallo, quindi minimo di Gauss giallo, e poi c'è anche un minimo di Gauss di una campana gaussiana color magenta. Giusto? Magenta perché sia contenta. Queste due cose stanno in... Capite? Sono tutte e due nella direzione giusta. Sto andando sopra la media mobile a 60 periodi, che nel frattempo la media mobile a 60 periodi si è molto appiattita, quindi è andato fuori dalla lateralità con questi pochi pips, è tornato dentro nella lateralità. Mi aspetto un nuovo massimo rispetto a questo, quindi il target per questa operazione qui sui 5 minuti, opà là, sui 5 minuti è questo il più. Non è che sia da fare, che ne so io. Okay? La cosa che sta portando sull'euro-dollaro è anche la discesa della sterlina-dollaro e la salita dell'euro-sterlina, perché se scende la sterlina-dollaro sale l'euro-sterlina vuol dire un po' di forza per l'euro, okay? Quindi se l'euro prende un po' di forza è l'indice dell'euro, sta salendo anche l'euro-yen che è forte, dollaro-yen è un po' paralizzato, quindi tre coppie che salgono, euro-dollaro, euro-sterlina ed euro-yen. L'euro AUD dov'è? Lo vedo dall'altro monitor, sta salendo pure, quindi sono quattro coppie di euro che stanno salendo, quindi vuol dire forza di euro in questo caso. Ok? Non è male mettersi due monitor, cioè se avete un computer normale, anche un tablet, anche un laptop, lui si chiama notebook, c'è l'uscita grafica per un secondo monitor. Un monitor costa dai 50 ai 150, cioè ci sono anche monitor più cari, ma un monitor a 100 euro nuovo 22 pollici ve lo potete permettere sicuramente e si fa benissimo avere due monitor, quindi puoi spostare un altro, non è che devi essere uno scienziato della NASA o uno che lavora per Microsoft per installare un monitor, lo metti dentro la spina, oggigiorno funziona automaticamente, puoi leggere un attimino su Google come sistemarli, come usarli entrambi, ma solitamente funzionano da soli, ok? Bene, quindi questo è un piccolo consiglio mio, un monitor anche usato, lo potete comprare da qualche parte, vi costa una quarantina, trentina di euro, ma almeno avete già due occhi per vedere, ok? Avete due finestre sul mondo del trading, ok? Ve lo dico. Quindi avete fatto addirittura un piccolo gap per farmi capire, ah, guarda Paolo che io adesso con la candela delle 10 ti apro ancora
sto andando forte. Quindi la proiezione logicamente è partita qui il long. Io sono entrato un po' dopo, però va bene. Si è fermata adesso in questa situazione qui. Si è fermata. Vediamo, adesso si è fermato anche in un grafico dove si è fermato, nell'altro si è fermato, ecco, si sono riassestati entrambi, sono un po' di differenze. Ok, manca una candela? Sì, ma no, questa è candela 5 minuti. Ok, quindi questo è per me già un buon punto dove poter operare, no? Quindi di nuovo ti conferma, secondo me, Cristina, che quello che ti dicevo io già diverse volte, avvenire ai webinar dal vivo è forse meglio che guardare un video. Okay? Visto se c'hai il tempo, non dico tutte le mattine, però hai il tempo di chiedere, hai il tempo di ascoltare, se qualcosa non ti è chiaro, me lo chiedi e sei allineata. Minimo di Gauss, quindi partenza di un ciclo 1, il minuto è un po', non ha tutti i vincoli giusti come l'H1, come l'H4, ancora di più. Quindi è chiaro che questo è un ciclo 1, che okay? Adesso sta andando a chiudere sotto la media a 12 periodi, sempre la solita cosa, Paolo, non è altro. Quindi se questa distribuzione sul minuto si mantiene forte, con il prossimo, o con questa che sta già partendo, col prossimo segnale long, quindi all'interno abbiamo un 4S, anche se sul minuto non è sempre regolare, in ogni caso, se mi ritorni su, abbiamo di nuovo definitivamente una ripartenza ciclica sul minuto, sta partendo un ciclo. Un cicletto sul minuto più piccolo sta partendo qualcosa. Quindi questo però a spostarsi di 40, 50, diciamo una media di 50 minuti a ciclo, sono 4 cicli, sono 200 minuti. Quante ore sono? 6, 12, 18, 3 ore e mezza, ok? 3 ore e mezza vuol dire che in 3 ore e mezza, se fai una distribuzione in salita, ti posso trovare al pivot. Anche se sono 10 pips, puoi andare anche più in alto. Però potrebbe essere questa la situazione. In ogni caso, la combinazione del trade ribassista, della candela ribassista che ha fatto adesso, un po' se l'è rimangiata. Se mi ritrovi, ritorni sopra il 50%, faccio il conteggio delle candele. Visivamente, io vedo che questa candela qui, che è il corpo più grande, queste due candele qui, che sono il corpo più grande, cerco di andare dritto, hanno fatto finora un corpo fino a questa zona qui, così. Ok? Se tu vai a vedere però il corpo adesso è arrivato in questa zona qui, quindi se io vado a comparare, questa è la spike e questo è il corpo rimanente ancora. Quindi se incomincia a salire e mi arriva qui, io di questa candela qui ho soltanto questo pezzettino qui, quindi la mia spike diventa più lunga, avrei una spike. Quindi automaticamente leggendo candela su candela ho una pin bar senza vederla. Ok? Quindi c'è tanta roba nel trading, c'è tante cose da vedere, però non dobbiamo andare a fare tutti i trade possibili, viventi che ci sono, ogni grafico che si muove, sempre là con la mitraglietta a sparare, per poi alla fine non ne capisci più niente. Se hai una bella analisi fatta bene e vuoi seguire una coppia o due coppie, quando incomincia il tuo conticino a diventare 3, 4, 5, 6, 20.000, 22, 25, 30, 40, 50, 60.000, allora lì puoi dire: ok, sai cosa? Mi piace anche il dollaro yen. Ah, sai cosa? Mi piace anche la sterlina yen. Ah, poi puoi metterti anche un'operazione da mezzolotto e dimenticarla, che magari dopo 2 settimane. Che è stata in perdita per 2 settimane, cercavo la ritornata, adesso mi prendo questi 500 euro, ok? Oppure la lasci correre, visto che ha aspettato 2 settimane in perdita, la lasci correre ancora 1 o 2 settimane e quello che era in perdita di 1.000-2.000 euro alla fine diventano guadagni. Quindi questo è il trading, non è il trading stare lì. Tanti mi scrivono ancora, ma il corso di scalpi lo fai ancora? Io sono uno che trada sul minuto solo il DAX, scalping. Ragazzi, questo già è, non voglio dire adesso che è già partito con una, con, come si può dire, caro Sirio, è già partito svantaggiato, ok? Perché già ti sei messo l'idea di dover fare trading, sul minuto, perché quella è la tua ragione, lo scalpo è l'unica cosa che funziona. Non è vero. Certo, può funzionare sul minuto se hai una strategia, ma ti ricordi all'inizio, 3-4 mesi fa, con quella strategia bella, carina, delle sponde.
Però dopo un po' dici, dopo un paio di ore diventi scemo perché clicca qua, clicca lì, clicca qua, clicca lì, non è semplice stare dietro, lo può fare un robot alla fine. Però ti va a vedere lo scalpi sul minuto, io non faccio scalpi sul minuto, quindi quando vedete del trader, io lo chiamo trading sui grafici stretti, sul minuto io non sto facendo trading. Non sto facendo scalpi, cioè non sono entrato qui, uscito qui, anche se si può fare, e poi entrare qui. No, io ho visto che questo qui è una nuova distribuzione perché è andata sopra la 48, quindi adesso non sto neanche facendo questo trade. Però bene, allora a questo punto cos'è? Questo è il ciclo 2. Chi è che mi scrive? Ah, perfetto. Quando fa plin plin così vuol dire che sono arrivati i soldi nella carta, quindi già un problema di meno, ragazzi e ragazze. Allora, 1, ciclo 2 è ripartito, 4S anche se non è attendibile sul minuto, questo è un ciclo 2. Cosa deve fare il ciclo 2 rispetto al ciclo 1? Un nuovo massimo, lo sta già facendo, però è andato sopra la 12 o no? Sì, questo è l'open price, sì, se vai sopra l'open price è tutto? E poi mi dite, ma tu perché ormai hai l'open? No, io ho fatto tutto con voi. Questa è un po' stortina, le cose che mi danno fastidio, però ormai è così. Anche spostata un pochettino, vedete, 1,02. Questo qui è il segnale long. Ho cominciato il webinar mezz'ora fa, 37 minuti fa, ho dimostrato quello che sta succedendo senza avere niente, non c'ho la sfera di cristallo perché oggi l'ho spenta, perché tanti dicono sempre questo paragone con la sfera di cristallo, dove va a finire oggi l'euro dollaro? Non lo so dove va a finire oggi l'euro dollaro, non ne ho la minima idea, la pallida idea di dove deve andare a finire sto cavolo di euro dollaro, non lo so. E più della verità, in questo caso mi interessa perché ieri sono entrato long, ma già stiamo a dei livelli veroici che stiamo già, mi sa che poi tu ieri sei già chiuso, io sono tranquillo, ho un trade veramente tranquilli. Vedete cosa vuol dire fare trading tranquilli e portare a casa ogni mese una macchina usata? Ok? Nel senso, la quantità di denaro per comprare una bella macchina usata? Quindi, ed è trading tranquillo. Quindi inutile che io vado lì. A un certo punto ti rendi anche conto che non è quello il punto del trading. Avere i conti a posto, avere tutto pagato, tutto funziona, basta. Non devi diventare avaro e tutto il resto. Non si fa, non si fa. Ok, chiuso, mi dispiace per te che è chiuso. Sto scherzando. Aspettavo che mi scrivevi sì o chiuso. Mi dispiace per te. No, sto scherzando. La cosa migliore è quando alla sera si è in positivi, io ieri non lo ero, si chiude. Non si sa che cosa succede di notte, quello che si chiude. Giorno dopo ci si ripensa, si dorme più tranquilli. Non è che si dorme meglio perché non c'è posizione a perdere, perché io dormo lo stesso bene, ma si dorme bene. Perché alla mattina ti svegli bene, non hai la fretta di guardare, di girare, ah, ma come è messo l'euro dollaro, com'è andato? Ti svegli, già c'hai ancora tutto da preparare. Quindi l'organizzazione ricomincia. E invece se hai un giorno organizzato, che le operazioni ti sono state aperte, già hai qualcosa che non sei riuscito a realizzare, quindi l'organizzazione del giorno prima non è più. Non puoi più riorganizzare il giorno dopo, devi mantenere l'organizzazione del giorno prima. Ed è terribile questa cosa. Quindi, quando si è in poco positivo o in poco negativo o anche a pari alla sera, chiudere il giorno dopo ci si ripensa. Segnale long adesso per voi 1,1902 non è un segnale che io consiglio per via del disclaimer, però insomma l'ho detto all'inizio, ognuno è responsabile del proprio ditino. Sul mouse, tasto sinistro, solo per dirvelo. Ok? Quindi vi ripeto, meglio una lezione del genere o volete che vado a vedere cosa sta facendo la Nuova Zelanda contro gli slot polacchi? Vedete, è tanta roba, però questo è un segnale long e ci sta. Sulla sterlina dollaro, per esempio, sta tornando giù comunque dal segnale del pivot, sta tornando giù, quindi darebbe anche qui un segnale di bassista. Però la sterlina dollaro mi sa che è meglio lasciarla stare. Questa è una bella situazione. Ok? Torniamo sull'Outlook Weekly. Infine volevo farlo corto il webinar, ma vedo che si è tutto quanto un po' allungato. Va bene. L'euro dollaro, ok, 4 ore. Qui la vediamo la candela a 4 ore.
che sta tornando su, questo è il minimo di ripartenza, quindi questa è la partenza della campana gaussiana, non del ciclo, quindi qui mi riparte assolutamente un altro ciclo, tutto quello che abbiamo detto prima. Però, DAX come è messo? È ancora lì, ancora lontano dalla mia zona. Bene, però andiamo a vedere sul weekly. Siamo in una zona ribassista, io l'ho detto, lo dico già da un paio di settimane che è ribassista, però ancora possiamo cercare oggi di portarci in una zona un po' più alta per poi venderlo nelle prossime settimane. Quindi non è detto ancora, oggi è mercoledì, non è detto ancora che continui la situazione ribassista. Ok? Nel daily, le candele daily hanno una zona di resistenza che potrebbe essere anche questa da andare a ritestare 1,1950. Sono una cinquantina pips, cinquantina di pips da qui. Ok? Cioè, ho sbagliato oggi a farvi il quadro della situazione euro-dollaro? O è meglio, per favore ditemelo, perché sennò se vi interessa, guarda lo che mi se vi interessa che vi faccio un'ora di analisi di tutto quello che c'è, io ve lo faccio, però vi ripeto che penso che non sia tanto bello poi quando vi ritrovate col monitor vostro davanti al monitor suo, senza io che faccio l'analisi, e io posso farne tutte le analisi che volete, magari sono anche il 90% o 80% buone. Però poi vi trovate da sole e il giorno dopo non avete più l'analisi. Quindi è meglio imparare a fare trading, assimilare quello che faccio, che piuttosto stare a guardare. Allora, tema nuovo. Per chi vuole un bel conto sul DAX, un bel conto con una leva finanziaria bella alta, con uno spread veramente bello, 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 e se lo dico io vuol dire che è vero. Mi contattate in privato. Qui abbiamo un segnale short del DAX. Io vi ho detto che questa zona qui è short. Oggi non l'ho fatto, peccato perché eravamo un bel, però non l'ho fatto perché mi voglio un po' liberare il conto dalle operazioni che ho. Ho tre conti in discrezionale, uno piccolino che è quello che ci giochicchia, quello che vedete voi, e poi altri due conti belli grandi che sono in riproduzione, però in replicazione, scusate. Quindi e gli altri sono tutti conti con il robot. Il robot cosa ha fatto ieri? Cioè, il robot è una macchina, un bancomat alla fine si sta venendo. Sapete perché dico così? Perché ieri è successo una volta solo, ma ha scritto Giuliano, ha scritto ieri, tanto dico solo il nome, mi ha scritto: ma Paolo, guarda che forse il mio robot si è bloccato, che Giuliano ha appena incominciato, anche se è tanti anni che fa usa dei robot con me, ma tramite era in società con io, con qualcun altro, adesso è da sola e quindi si è trovata con il conto senza operazioni aperte. Mi ha scritto: oh, ma Paolo, guarda che non so cosa, si è bloccato il conto. Ok? Non solo lei, ma tantissimi ieri hanno avuto il conto flat. Cosa vuol dire il conto flat? Il conto senza operazioni. Ok? Quindi basta aspettare al termine di una candela K4, perché l'impulso, il segnale viene dato sulla candela K4 e automaticamente il sistema riparte tutto da solo. Ok? Quindi ieri abbiamo ritrovato la parte zero del conto dei conti, no? Chiaro che nel conto pubblico che ci sono 8 copie sarà quasi improbabile di ritornare nel punto zero, perché avendo 8 copie, avere un allineamento di tutte le 8 copie che vanno a zero può anche succedere, ma penso che sia meno probabile che su un conto che ha 5 copie basta. 5 copie standard sta funzionando alla meraviglia. Mi pare che tu ieri Silvio mi potrei anche confermare che anche quel conto lì tuo era flat, si è flattato, giusto? Ok, bene, torniamo poi a guardare un attimino che cosa succede. Allora, qui si sta rimangiando tutta la candela che vi ho detto prima, quindi l'effetto pin bar è già arrivato. Mancano una bella 3 quarti d'ora prima che concluda questa candela, quindi ancora non lo so. Al limite, se mi va di nuovo sopra questo massimo, sì, 15%. Sì, quello da 1000 ha fatto sul conto mio il 300%, si può dire il 300%? Ha triplicato in 2 mesi, 3 mesi, 2 mesi e qualcosa, non so, neanche 3 mesi. Sì, è micidiale. Il sistema algo, purtroppo il nome è stato scelto algo perché sono algoritmi, però me ne sono un po' pentito perché di algo ne hanno parlato talmente tanti, tanti magari si confondono con tanti altri robot che sono nel mercato. Okay? L'algo moving è un robot che alla fine verrà forse prima o poi ribattezzato, perché questo nome non mi piace, però è algoritmica, quindi
Formidabile, è fantastico. Questi settaggi che c'ha standard sono fantastici. Anche tu, Giuseppe, ormai sei entrato in un'altra classe di conto. Il tuo conto è già abbastanza, è anche già ritirato, quindi è anche una cosa bella. Quindi è anche già ritirato dei soldi. Quindi la cosa bella che hai del capitale, tanti, ma tanti di voi hanno il capitale non più investito. Che da tanto, vuol dire tanto non avere più capitale investito. Okay? Avere solo quello che viene macinato dal robot. Ti manca poco, potresti già ritirare l'altra parte tu, Giuseppe, e essere senza rischio. Puoi anche farlo. Ricordo sempre a tutti, ditemelo prima di ritirare, che controllo il conto, guardo come siamo messi, come sono messe le coppie, anche se il margine è buono, c'è sempre qualcosa da settare, sistemare, girare, ok? Però non me lo dite alle 9 di sera, ragazzi. Scusa, me lo scrivete. E il mattino dopo io vi scrivo sì, adesso puoi ritirare. Ma se me lo scrivete, voglio ritirare adesso. Adesso io mi sto guardando un bel film su Netflix, quindi alle 9 non scendo giù, anche se stanotte ho lasciato i computer tutti accesi perché me li sono dimenticati. Non scendo giù a aprire i server e andare a vedere, ok? Perfetto, quindi abbiamo visto questo, abbiamo visto che l'euro-dollaro, quel segnale long, io non so, per quello io non capisco quando qualcuno ha visto il corso fascia. E non si è convinto, non è la convinzione. Io non voglio convincere nessuno a tenersi il metodo fascio, ok? Assolutamente no. Però non riesco a capire, forse perché io non ci arrivo, come si fa a non essere profittevoli con il metodo fascia, ok? Certo, chiaro che se ti metti a sparare di qua e di là, ne prendi anche di brutte, però se stai tranquillo e ti fai le operazioni giuste, se io questo l'ho fatto con voi in tempo reale. Dove la devo chiudere? Siamo vicini a questo minimo qui, guardate. Mancano 2 pips al massimo assoluto. Il massimo intraday, quindi, dov'è? Qui, il massimo intraday, quindi chiaro che non chiudo più l'operazione, perché mi aspetto un nuovo massimo, il mio target è il pivot. Da dove sono entrato io, che era qui, al pivot sono 13 pips, sono entrato un po' più in alto, diciamo 12 pips. 12 pips, guarda, il massimo che lo sta rompendo adesso. È un buon trade o non è un buon trade? Basta. Cioè, fai 2 o 3 trade del genere al giorno, ti devi scegliere le coppie giuste, non devi andare a scegliere le coppie. Tipo, anch'io ho fatto lo sbaglio dell'euro sterlina l'altro giorno. Ieri sono 2 giorni che sono entrato long dell'euro sterlina, ieri mi ha fregato, adesso si sta recuperando con questa mega salita dell'euro sterlina. Guardate. L'euro sterlina ha fatto questa mega discesa, si è fatto, vedete qui sono un po' di pips in più dell'euro dollaro, già ne ha fatti 34, ma adesso sta ritornando su anche qui, target e pivot, sta facendo un segnale long, lo posso fare questo? Sì, lo puoi anche già fare adesso normalmente perché sei vicino al massimo. Ok? Attenzione perché poi mi va a toccare il pivot e io non prendo parte a questa bella festa di chiudere la mia operazione. Un lotto sono 100 euro, 100 euro. Sono buoni, mi piace dire la parola euro. Il gatto alla porta. Eccolo qui. Perfetto. Devo fare altro o devo chiudere l'operazione? Vediamo se tiene perché normalmente vedendo. Il movimento potrebbe anche tenere qui una regola. Se mi ritorni qui, ti chiudo, perdo un pips, 2 pips. Ok, posso anche darmi queste regole qui. Se magari poi vedo che ritorna su, non andrei a tenere l'operazione, però se mi rompe e la chiudo più alta va bene. Poi ci ripenso perché sicuramente andrà, ritornerà a ritestare il pivot. Probabilmente lo ritesterà. Ok, guardate. Pivot oscilla sempre anche perché deriviamo da questo trend qui ribassista. Ok, ciclicamente. Poi chi si vede questo video su YouTube o si vede su dove si vede, insomma, dove, LinkedIn o sul mio blog e tutto il resto, andate a vedere. Ma Paolo oggi ha fatto un bel webinar di qua di là. Però voi continuate a fare quel trading che fate voi, continuate a secondare il vostro trading mettendo tutti i mesi la vostra 1000 euro per mantenere valido l'effetto del gioco, perché alla fine se fai trading non devi mettere soldi, li devi ritirare. Per ritirare devi essere profittevole. Fate un po' il pensiero che ok, va bene, che cos'è?
Funziona, non funziona, devo sistemarmi, non dovete prendere i miei indicatori, fate un po' uno schema. Tutto quanto è, tutto lì è, nei grafici. Ok, poi uno vuole prendere i miei indicatori, ragazzi, una spesa di 120 euro l'anno se volete fare, per fare il conto in un anno, ma su 10 euro al mese senza vincolo temporale. E mi ripeto, non me ne frega niente, non è una pubblicità che sto facendo, non mi interessa chi li vuole usare, li usa. Io li uso perché sono ormai, fanno parte del mio trading. Ho sentito stamattina un piccolo video di uno che parlava degli indicatori, l'ho cancellato subito. Ogni tanto mi arrivano anche a me queste pubblicità. Un po', cioè, se non sai fare trading con gli indicatori, lo puoi fare anche senza, se sei più bravo. Io preferisco farlo con i miei indicatori perché ho tutto quanto dalla mia parte giusta. Ciclo 2 ha fatto un nuovo massimo, comunque l'abbiamo visto, ha fatto i suoi 15 pips. Io adesso direi chiudere l'operazione è la cosa migliore. Ok? Si chiude il trade, ok? Quindi già abbiamo chiuso un bel trade. Può adesso andare a farmi un nuovo massimo? Sicuramente lo fa, però a me non è che interessa più di tanto andare a fare un nuovo massimo. Se cioè, il mio trade l'ho fatto, i miei soldini li ho guadagnati. Continua ad accumulare una piccola parte di capitale, ok? Che la metto sempre poi a fine settimana quando ritiro. Ho ritirato anche questa piccola parte che ho fatto. Non ho fatto il trade della mia vita da 500 pips, ok? Non li faccio queste cose. Non ho fatto il trade vincente da ho fatto 1000 euro oggi con un trade solo. No, l'ho fatto. Ogni tanto li faccio, ma questo no. Però questa è una piccola parte che io a fine settimana quando mi faccio il ritiro. Ritiro anche questa piccola parte dal mercato. Ok? Il robot anche. Ve lo immaginate se io adesso alzo un po' il take profit sui robot, che potrebbe essere anche la soluzione di aumentare i guadagni. Però attenzione al dollaro yen, che siamo, io non sono entrato, come vedete, il breakout della situazione rialzista, breakout ciclico. Guardate, cioè, oggi siamo già nei cicli, sì. Oggi è la giornata più. C'è un bel webinar secondo me. Guardate, siamo sopra la media 12, segnale long mancato, ma è un segnale long chiaro, quindi siamo ripartiti. Guardate, in 4 ore che deve ripartire un ciclo 2, cosa sta facendo? Sta andando sopra la media 12 periodi. Quindi non è che sia molto difficile tenere a bada questo trading così, giusto? Adesso può crollare, per fare quello che vuoi. Siamo nella parte centrale di questa zona qui, quindi chiaro, 70, qui siamo 35, siamo sopra il 50%, questo è vero. Siamo sopra il 50% di questa zona. Se andiamo a vedere su H1, dovremmo essere nell'ultima espansione, lo possiamo fare così. Più o meno, eccolo qui, questo qui è un po' più giù. Allora, ecco, siamo sul 50%, esatto sul 50%, ok? Togliamoci questa, mettiamo di nuovo al suo posto, ma non ci serve più, la possiamo anche cancellare, però la possiamo lasciare, fa parte sempre della teoria dei nuclei che non ho più portato avanti, vi dico la verità, perché sono passate tante cose. Comunque, il mio trade l'ho chiuso, ne ho ancora da chiudere di ieri, ma quello di oggi è la piccola parte che io ho già messo da parte, no? Togliamo questo Fibonacci, non mi interessa, però sappiamo che siamo sul 50%. Di nuovo, siamo anche sulla media 48. Se il prezzo mi ritorna sopra la media 48, come ha fatto qui, ci rimane sopra. Quindi questa discesa di ieri, che cos'era? Questi 60 pips che ha fatto, cos'erano? Ve lo dico io. La chiusura del ciclo 1. Adesso la ripartenza del ciclo 2. Quindi il ciclo 2 mi deve fare un nuovo massimo rispetto al ciclo 1. Non lo so, perché il ciclo 1, vi ripeto, allora, questa è una ripetizione dell'inizio. Ciclo 1 non ha chiuso qui, ma si è prolungato, è andato debole, non debolissimo, però neanche forte, perché se era forte si doveva fermare con una distribuzione così è forte, invece così incomincia a diventare un po' più debole, così è laterale e così è ribassista. In questo caso è deboluccio, quindi non mi aspetto un nuovo massimo rispetto a questo, però magari una ripartenza fino a qui. Quindi in questa zona qui, magari che ha già trovato ieri una zona di resistenza, potremmo incominciare a scendere. Okay? Quindi non è detto che sia ancora finita la salita dell'euro dollaro. Se incomincia a scendere, ahimè, allora è finita la discesa. Se
sul ciclo 1 e ciclo 2 siamo ancora nella distribuzione rialzista sul minuto, non abbiamo ancora trovato il max caos, quindi potremmo ancora farne un ciclo 3 ancora più forte e così via. Se noi torniamo, così poi vi lascio, con oggi tutto solo euro-dollaro, oggi solo tutto euro-dollaro, eh. Ok. Ah. Com'è oggi? Vi piace? Va bene? Un po' di didattica, non è noioso la didattica vista così, no? Bene, se andiamo a vedere sul metodo fascia, sta partendo un segnale rialzista. Questo è un segnale buono o è un segnale brutto, caro Giuseppe? Caro brutto Giuseppe. No, sto scherzando logicamente. Lo sai che ti voglio bene, no? Alla fine, che il nostro rapporto ormai da diversi mesi, tra alti e bassi, ogni tanto ti faccio il cazzatone, ma lo sai il perché, lo faccio perché ti voglio bene alla fine, no? Sei un carissimo ragazzo e per quello meriti anche di essere ogni tanto cazziato, no? Dimmi allora, è un segnale long o un segnale short questo, di metodo fascia? te lo continuerò a fare quando io faccio un cazzatone, vuol dire che ci tengo molto. Allora, intanto pensaci, dammi la risposta se questo segnale long del metodo fascia è un segnale buono o no. Poi la posizione razzo, che poi si è chiusa in poco negativo perché lo stop a pari non ha coperto lo swap, come lo volete chiamare, ok. È stata oggi ripristinata e secondo me è ripristinata nel momento più giusto che c'era da fare, no? Cinzia e chi c'era? Te Claudio, non so se non vedo più la lista, però no? La posizione razzo è ripartita oggi, penso nel momento più perfetto. Adesso dopo, tra un'oretta così, metterò anche lo stop a pari così evitiamo questo. Fascia long, sta partendo la campana, è da toccata a 48. Cosa vuoi di più? Ti dico io. Certo, chiaro, questo probabilmente potrebbe essere cosa? Il minimo di partenza giallo e il minimo di partenza magenta. Quindi automaticamente uso questi quadrati, che belli che sono, che non ci avevo mai pensato, che me l'ha fatti vedere Sirio. Questi quadrati qui, il minimo della campana magenta qual è? Quello precedente. Il minimo della campana gaussiana, che è questo qual è? Quello precedente. Quindi questa è la campana gaussiana nuova, conferma quando andrà a toccare, sfiorare, superare la media 48, deve andare a cercare con la campana gaussiana gialla il max gauss. Ieri io dicevo, attenzione, che questo minimo qui della campana gaussiana blu è il minimo di una campana gaussiana vista sul 4 ore. Se noi torniamo sui cicli, questo qui sarà la campana gaussiana che abbiamo sui cicli. L'ho fatto ieri l'esempio. Quindi qui in questo metodo qui, del metodo fascia, con gli indicatori G-detector che intercettano la campana gaussiana, hai talmente tanto materiale dentro che è una bomba. Sì, ieri su, giù, su, ma non si capiva bene, però oggi. Allora, l'azzurra è H4? No, allora. L'azzurra diventa un H4 perché tu qui metti un settaggio 4 volte superiore alla gialla. Infatti, se la gialla è 48, fai 48 per 4. Con te? 196? 194? C'ho la calcolatrice alla mano. 192, no? Sarà? 192? 192. 192, quindi la media, bravissima, la media celeste è a 192, ma mi sa che ce le ho anche scritte, o sono nel file. Questa è a 48 e questa è a 12. Qui hai un metodo completo, perché questa a 48, questa a 192, che vedi qui nell'H1, guardate la forma. È questa qui. Questa è uguale, vedete? Mi vai a prendere il minimo precedente, questo, ed è la stessa cosa. Basta. Cioè, quindi direzionalmente io non devo più guardare solamente la magenta perché è la più veloce, io voglio fare i soldi veloci, e anzi, prima di fare i soldi vado in concessionaria e mi ordino il Ferrari. Prima ancora di farli, perché tanto già lo so che con la media magenta io li posso fare veloci. Invece no, è sbagliato. La media magenta
ha più errori della gialla, la gialla ha più errori della blu, della celeste. Quindi se andiamo a vedere qui in questo minimo qui, che poi normalmente li segno, questa zona qui, poi mi scompaio, va bene, non importa. In questa zona qui, oh, in questa zona qui è partito qualcosa di più forte. È partito sul 4 ore un ciclo. Tu sei un Porscista, io vabbè, non mi piace la Porsche, cioè, mi piace perché è bella da vedere, c'è un modello molto bello, se non ricordo, l'ho appena visto. Nuovo, però ho avuto due tipi di Porsche, ma non mi piacciono perché a parte che una era molto rumorosa, ma vado sul classico io, sì. Anche se più classico di un Porsche non esiste. Mi piacciono quei modelli vecchi, il Targa, oppure il 911, 949, quelli sono belli, però quelli moderni, dopo che hanno fatto i motori Boxster, che l'ho anche avuta, non mi sono più piaciute tante. Adesso sono un po' cambiata, hanno fatto un bel SUV adesso, anche bello, SUV o come lo chiamate voi, ok? Vi ripeto, l'accento mio, magari, la pronuncia mia magari è diversa, abitando dopo tanti anni all'estero, cambiano un po' le parole. Ok, comunque va bene, andiamo avanti, ognuno ha la sua, cioè per quello è bello delle macchine, ognuno, se le sue, sono un fanatico di macchine, quindi non andiamo a parlare di macchine o di motociclette, perché sennò non ne usciamo più. Allora, qui in questo caso abbiamo fatto tutto giusto oggi, no? Un'oretta di webinar, oggi tutto solo euro-dollaro, quindi questo sarà anche il titolo così mi tolgo il problema di cercarmi un titolo, ogni volta diventa un po' a volte anche un problemino, scriversi sempre un paio di cose dentro, ma oggi penso che di più non dobbiamo fare perché la situazione oggi per il momento proclama un euro-dollaro rialzista. Allineato, tu esci sicuramente, sei allineato tanto, ci sarà anche un momento dove ti vai a disallineare, andiamo così, come succede anche a me ogni tanto, la fase di sfasamento, diciamo, di tutto, ma adesso che sei in frequenza, ok? Oggi no, short per il momento, non c'è il motivo di farlo, non c'è il motivo di farlo, non c'è neanche il motivo di continuare a tenere il long se non lo vuoi fare, però il long ha già pagato. Adesso, come dicevo prima, sui 5 minuti è tornato a ritestare il dato su, è tornato a ritestare il pivot. Perché va a ritestare il pivot? Perché è una questione ciclica che sul minuto, adesso la questione è anche capire, il minuto è una questione di capirlo come si comporta, perché sul minuto il ciclo 1 sta chiudendo il ciclo 2. Se il ciclo 2 o il ciclo 3 mi fanno una candelora così lunga, due o tre candele lunghe, e incomincia a farmi una cosa del genere, così e poi giù, e allora diventa tutto di nuovo ribassista. Ma se la distribuzione del minuto, ed è molto importante perché non è da sottovalutare, immaginate che la distribuzione del minuto adesso deve completarsi così. Ok? Certo, può fare i suoi movimenti e tutto il resto, ma deve completarsi così, quindi avere una distribuzione forte. Siamo ancora forti. Deve chiudere la distribuzione magari anche così. Allora sì. Quante ore ho detto che ci sono? 50 per 4, 20, 200 candele. 200 candele al minuto sono più o meno 3 ore, ok? 3 ore, 3 ore e mezza. C'è ancora tanto, 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 c'è ancora tanto spazio. Chiaro che però se io arrivo ad avere 200 candele e non ci arrivo, a volte sono 200, però fammi vedere che non mi sbaglio. Ecco, fino a qui sono 200 candele. Queste 200 candele, mi mancano ancora 114 candele a un minuto. Abbiamo 200 candele ancora per arrivare alla metà della distribuzione sul minuto, che poi non è neanche veritiera perché andiamo a vedere un ciclo è durato 50, quindi altri 50, siamo a 32 e poi altri 50, quindi tutta la distribuzione ancora. Però se ho 200 a 100 candele, quindi siamo 80, sono nella parte più alta, quindi da 100 in poi devo stare attento a cercare il long perché potrebbe anche chiudersi. Va bene? Abbiamo ancora un po' di spazio. Grazie a tutti della partecipazione, vi auguro un buon proseguimento di giornata, spero che vi abbia fatto piacere, siamo tantissimi che a questo webinar, sicuramente se lo dico io vuol dire tanto, se dico io che è un bel webinar vuol dire c'è un motivo, se
Se vi è piaciuto, vi aspetto domani, i prossimi giorni a venire, quando ci saranno tutti gli altri webinar, probabilmente i webinar serali, adesso vediamo come ci mettiamo, dobbiamo anche ricominciare con i webinar serali, però c'è tanto lavoro sotto. Grazie a tutti della partecipazione, grazie agli amici del blog che mi seguono sul blog, grazie agli amici di YouTube che mi seguono su YouTube, mettete il pollicione all'insù, cliccate iscrivermi così magari un po'. Si va a... non è assolutamente uno scopo di lucro, però fa piacere magari arrivare ad avere, che non so, 1 milione di follower. Scherzando. Grazie a tutti. Ciao, buona giornata a tutti. Ciao, ciao.